la provincia di Foggia diventa un palcoscenico, diventa un ringo, diventa una piscina, tutto a cielo aperto. Abbiamo raccontato un'iniziativa molto importante organizzata dalla FIN, dalla Federazione Italiana Nuoto, in sinergia con il CONI e tanti altri organi sportivi, per la riuscita di questa Open Water, Rallito del Sole, che si è tenuta il 22 giugno. E abbiamo appunto raccontato, abbiamo intervistato i protagonisti, gli organizzatori, e è un qualcosa di particolare perché il mare blu del Gargano si è trasformato in una vera e propria piscina a cielo aperto. Tanti atleti hanno preso parte in questa manifestazione, hanno avuto modo di nuotare nelle acque salate del mare Adriatico, del promontorio pugliese. Lido del Sole si apre, diventa appunto una struttura sportiva naturale. Parallelamente, qualcosa accadrà il 30 giugno, domenica 30 giugno, a Margherita di Savoia, dove Lido Albatros ospiterà una competizione, una manifestazione sportiva, Beach Wrestling, organizzata dalla Evolution Octagon di Foggia. Appunto, atleti dai 12 fino ai 35 anni si sfideranno sulla sabbia di Margherita con gare di lotta. È una competizione aperta a tutti, si svolgerà solo in due punti d'Italia, in Sardegna e proprio qui in Puglia, a Margherita. La partecipazione è aperta a tutte le associazioni sportive d'Italia e l'abbiamo raccontato anche noi sul nostro giornale. È una manifestazione che avrà un qualcosa di particolare perché ancora una volta, a distanza di una settimana, le spiagge della provincia di Foggia diventano il luogo perfetto per praticare sport. Sport, promozione sportiva e promozione territoriale si incontrano in un'estate caldissima.